Ciao ragazzi e bentornati sul canale dei Wolf Brothers. Io sono Alessio e oggi io e Marco siamo qui per parlare del Gran Premio di Monza. Inizia l'ultimo, inizia l'ultimo, inizia l'ultimo giro per Charles Leclerc davanti a Valtteri Bottas. Adesso è importante non sbagliare qui, questa staccata dove tanti hanno fatto degli errori. Bene. Perfetto e pulito, ma Bottas è molto vicino. Bottas è molto vicino. Che finale in volata. È stato un gran premio fantastico. Di adrenalina, di tensione, di attesa. Di urla, di delusione. Per il testa coda di Sebastian Vettel. Bene anche qua. Di forza per Charles Leclerc. Tira di Bottas. Errore. Tutto disponibile, massima potenza disponibile. Ha sbagliato l'orologio. Ha sbagliato l'orologio. E respira Charles Leclerc. Sì, non gli dà DRS adesso. Per quello che può respirare in questo momento, con un Gran Premio disputato così, con un weekend disputato così, dopo aver fatto pole e vittoria in Belgio. Passa la Sky. Passa un rettilineo verso la parabolica. È arrivato mercoledì chiedendo la prima cosa che ha chiesto. Chi ha vinto? Dopo aver vinto la prima, la seconda, subito, consecutivamente. Sono in otto. Sono in otto. E adesso diventano nove. Adesso diventano nove. Il predestinato vince il Gran Premio d'Italia. Dopo 9 anni la Ferrari torna sul gradino più alto. A casa nostra Charles Leclerc vince a Monza. Un trionfo, una gara maestosa. Sì, è stata una gara molto bella, difficile, perché comunque Charles Leclerc sì, partiva in pole, ma praticamente ha avuto per tre quarti di gara sempre Hamilton alle costole. È stata davvero una gara difficilissima, ma gestita benissimo. E davvero, questo qui secondo me sarà un campione predestinato, ci si era già visto nelle altre gare. E davvero, sarà un pilota di grande spessore, magari l'anno prossimo anche per vincere il mondiale. Quindi quest'anno sta mettendo un po' i suoi tasselli piano piano e l'anno prossimo secondo me potrà fare grandi cose. Allora, diciamo che sì, è stata una gara emozionante, sofferta dall'inizio fino alla fine, Sì. dove la Mercedes ha provato a fregare la Ferrari con le loro solite finte. Sì, ha provato a fregare la Ferrari. Sono stata brava a Ferrari comunque non a boccare, perché comunque appena si è fermato Hamilton ai box, poi si è fermato il giro dopo anche Leclerc, così che comunque non ci potesse essere un gap. E è stata buona secondo me anche la scelta dei pneumatici, perché mentre Hamilton ha scelto quella più morbida, Charles Leclerc ha scelto quella più dura, e anche se era un po' rischiosa, perché comunque poi dopo ha fatto sì che comunque Hamilton gli fosse dietro, gli fosse attaccato per tutta la gara, quindi è stata una scelta un po' rischiosa. Perché forse se avesse montato la mescola più morbida, forse non dico che sarebbe un po' scappato, ma quasi. Però giustamente ha detto: beh, io adesso provo a tenerlo dietro con questa mescola, e poi dopo con l'avanzare dei giri, una gomma più dura e più performante, quindi è riuscito ad avere lo sprint per gli ultimi giri. E Beh, quindi è diciamo stata che anche una. che quando Leclerc ha fatto la sosta ai box, è entrato con le gomme dure, Hamilton gli stava dietro, ha cercato di prendergli la scia, di sorpassarlo, si sono toccati, dove Hamilton si è lamentato dicendo: guarda che Leclerc mi ha buttato un po' fuori, quindi io voglio un'investigazione. Solo che i giudici hanno detto: qui non serve una investigazione, quindi la gara può ripartire. È un classico contatto di gara. Sì, no, quello lì davvero è stato un semplice contatto di gara, non è niente, quindi hanno fatto bene a neanche valutarla quella cosa. E niente, seconda vittoria consecutiva per Leclerc, complimenti, adesso vediamo a Singapore, che dovrebbe essere comunque una pista anche quella favorevole alla Ferrari, quindi vediamo se Charles Leclerc ci regala il tris. Adesso speriamo e vediamo, andiamo avanti. In base alla classifica, Leclerc ha 100 punti da Hamilton. Sì, 101 se non sbaglio, sì, ma ormai Hamilton viaggia tranquillo, anche perché 100 punti da recuperare in quante sono rimaste 6-7 gare. O Hamilton praticamente fa cappotto, cioè nel senso per tipo 3 gare non fa punti, e
e dovrebbero far gare per 3 punti e comunque Leclerc deve vincere. Quindi la vedo veramente grigia, grigia, grigia. Invece, per quanto riguarda la scuderia, Ferrari-Mercedes, Mercedes, sì, quanto... ciao, la Mercedes ha già tipo 200 punti di vantaggio rispetto alla Ferrari, quindi non, cioè, i mondiali sia costruttori che piloti sono già scritti, se vogliamo, e quindi cioè, ha senso soltanto godersi le gare, però il mondiale ormai Hamilton c'è già in tasca senza nessun problema. Allora, possiamo dire che anche... Lo svantaggio della Ferrari è dovuto al periodo nero di Sebastian Vettel, che anche a Monza si è bruciato la gara a pochi giri dall'inizio. Purtroppo Sebastian Vettel da fine anno scorso rimane sempre secondo me un pilota bravo. Vettel è un buon pilota, però comunque l'anno scorso secondo me ha preso la botta dopo che le ultime gare ha perso il mondiale in quella maniera, e poi dopo quest'anno neanche si è mai visto. Quest'anno si è visto veramente poco, si è visto forse nella gara del Canada, in cui era l'unica cosa in cui poteva vincere, però purtroppo non ha vinto per cause di una penalità che è ingiusta, però vabbè, forse quella è stata l'unica gara buona che ha fatto. Il resto, errori su errori, anche l'errore che ha fatto domenica a Monza è un errore davvero da principiante. È un girarsi, non tanto il fatto di girarsi in quella curva, che anche lì comunque un pilota del suo calibro non dovrebbe fare. E anche perché non si è toccato con nessuno, si è girato da solo, ma più che altro quando poi è rientrato, non, cioè, a sbagliare valutazioni in quella maniera, cioè, non puoi fare una cosa del genere, nel senso è una cosa che, cioè, nessuno con un po' di coscienza farebbe. Quindi Vettel purtroppo la sta vivendo male a livello mentale già da un anno e mezzo. E non so quando ne uscirà, io spero presto, perché comunque se ritorna il Vettel quello lì del 2017, del 2018 la prima parte, è un grandissimo pilota. Lui purtroppo in questo momento è bloccato mentalmente, e quindi non riesce ad andare oltre per quello lì. Va bene. Ok ragazzi, questo video è finito. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, lasciate un commento qua sotto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Ringrazio Marco. Grazie a voi. E prima di chiudere, tu ci credi a questa possibile rimonta da parte di Leclerc su Hamilton? No, no, te l'ho già detto, no, il mondiale è già chiuso, non si apre nulla. Troppo, a 102 punti sono troppi da recuperare. Non li, poi vuoi vedere che Hamilton da qua a fine stagione non ne vince un'altra? Dai, impossibile. Purtroppo quest'anno è andata così, vediamo l'anno prossimo, magari uno come Leclerc può dare fastidio a Lewis Hamilton. Vediamo, speriamo. Ok, ci vediamo al prossimo video. Bella regà, sempre e forza, Ferrari! Grazie mille, grazie a tutti. Siete dei grandi.